Se ama, gli possiamo dare un massimo di 3 come punteggio. Forse Sarim sta allo 0 spaccato. Voglio dire, questo l'abbiamo detto più volte in commissione, anche 5 Stelle si è accanita, io ho visto contro la Sarim in commissione. Voglio dire, invece questo atto per me non può essere assolutamente condivisibile, perché noi diamo, sembrerebbe, scarichiamo dall'atto, scarichiamo sui commercianti, sulle imprese, la responsabilità che, voglio dire, non c'è un buon funzionamento rispetto a questo servizio utenze non domestiche. Io dico che la responsabilità può essere al 90-95% è Sarim e al 5% dei commercianti, diciamo, che si rifiutano di differenziare. Io ho sentito cose incredibili da parte dei commercianti che ho ripetuto anche in commissione ambiente, voglio dire, veramente, l'altra volta il segno della croce, perché veramente qui stiamo parlando del peggio, non stiamo parlando solo di Ama che è il peggio, qui voglio dire la cosa diventa ancora più grave di Ama, e se è più grave di Ama, caro consigliere, insieme con me del centrodestra, voglio dire, rispetto a questo, ecco. Perché non condividiamo questa risoluzione? Perché dà e sembra dare, anzi le dà responsabilità ai commercianti. Le responsabilità ai commercianti sono minimissime, ci dovrebbe essere veramente un accanimento forte nei confronti di Sarim e di questa maggioranza, cacciarli proprio veramente a calci sul sedere, perché veramente è una cosa obbrobriosa il servizio della Sarim. Perciò voglio dire, era meglio che non la presentavate una risoluzione di questo, in questo consiglio, voglio dire, forse sarebbe stato meglio intervenire a livello comunale, perché voglio dire, a fare e a ripetere un appalto vincente per la Sarim è stato veramente tragico per questa maggioranza e per i cittadini di Roma soprattutto. Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, partendo dal presupposto che questo municipio, quindi questa maggioranza, ha espresso parere contrario al nuovo contratto AMA, perché per noi così nuovo non era, vorrei che quando ciascuno di noi esprime il proprio pensiero su un atto, in maniera politicamente corretta, faccia riferimento un po' a tutto quello che è il dispositivo contenuto all'interno dell'atto e non solo a quello che fa politicamente comodo, perché noi dobbiamo ricordarci che svolgiamo prima di tutto un servizio pubblico, quindi per dare la possibilità anche ai cittadini che ci stanno guardando, che leggeranno il verbale, è corretto piuttosto che cedere alla passione politica fine a se stessa, fornire un'informazione completa. L'informazione completa l'abbiamo fornita attraverso la mia collega Alabiso, quando ha letto per intero il dispositivo di questo atto. Però evidentemente a qualcuno è sfuggito. Il primo punto di questa risoluzione chiede di impegnare la Presidente e l'Assessore Municipale ad interfacciarsi con AMA affinché vengano forniti al nostro municipio un numero adeguato di ispettori dedicati a verificare i passaggi corretti previsti dal subappalto AMA e quindi Sarim per le utenze, per utenze commerciali. Quindi noi chiamiamo all'ordine innanzitutto la figura di controllo AMA nei confronti dei subappaltati. E il secondo punto è quello di richiesta di moduli per segnalare le attività commerciali che sbagliano il conferimento o non differenziano, per dare poi la possibilità di inoltrare delle multe.
Il terzo punto chiede un censimento e la verifica del pagamento della Dari per le utenze commerciali. E poi, importante, viene richiesto di istituire un contatto dedicato al nostro municipio dove i titolari delle utenze non domestiche possano comunicare direttamente con AMA per segnalare la mancata raccolta delle frazioni dei rifiuti. Quindi, di effettuare, collaborando con noi, gli stessi che chiedono da sempre il decentramento di AMA e del Verde in maniera particolare, una razionalizzazione dell'allocazione dei cassonetti in strada. Quindi, a chi ci taccia di voler attaccare gli operatori commerciali, respingiamo al mittente, perché è un'analisi un pochino più profonda da quella che hanno fatto le opposizioni. Questa proposta non risolve il problema di AMA, è un punto, visto che non c'è una responsabilità diretta di AMA da parte nostra, per proporre non la soluzione definitiva, ma la l'ottimizzazione almeno di una parte del percorso del ciclo dei rifiuti. Quindi trovo veramente difficile capire come una proposta di questo tipo non possa essere votata all'unanimità dei presenti, perché un voto contrario, o peggio un'astensione, significa non volersi assumere come parte politica la responsabilità di portare avanti una proposta che con il voto unanime sarebbe più forte nei confronti dell'amministrazione capitolina, per cercare di ottimizzare, come dicevo, almeno una parte del percorso. Quindi protestare su una proposta senza motivazioni valide è, secondo me, molto inutile ed è poco costruttivo nell'intenzione di cercare di risolvere almeno una parte del problema o richiedere un maggior controllo su questo tipo di problematiche. Quindi nessun attacco ai commercianti, assolutamente no. C'è una richiesta di maggiore attenzione di Sarim affinché i commercianti vengano messi nelle condizioni di poter conferire correttamente, perché noi le raccogliamo le segnalazioni dei commercianti che ci dicono: Sarim non è passata, abbiamo difficoltà a conferire, sono giorni che abbiamo dei rifiuti al di fuori dell'attività commerciale. Quindi il primo punto, quello più importante, è proprio di sollecitare AMA ad effettuare un controllo ben preciso sui passaggi della Sarim. Questa è la cosa fondamentale, ma allo stesso modo non possiamo dimenticare le persone che, a differenza di quei commercianti virtuosi, utilizzano i secchioni stradali non a loro dedicati, nonostante ci sia la possibilità di attivare un'utenza AMA commerciale offerta da Sarim, il cui servizio viene offerto da Sarim, ma preferiscono inserire tutto nel sacco nero e buttarlo nel cassonetto stradale sotto casa. Questa è la verità. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliera Tripputi. Grazie Presidente, volevo solo puntualizzare un concetto. Ne abbiamo parlato anche nella nostra commissione commercio. È ovvio che la situazione che noi stiamo vivendo con i rifiuti su Roma e quindi questa risoluzione non va a risolvere totalmente il problema. Il discorso è che noi dobbiamo analizzare tutte le varie componenti che provocano appunto queste problematiche, che poi ci siano delle responsabilità, che ci siano comunque delle inadempienze, ci mettiamo tutto, però ovviamente i problemi vanno risolti uno per uno. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, dovete anche prendere in considerazione che ci sono commercianti che
rispettano le regole e commercianti che non le rispettano. Noi abbiamo l'esempio di mini market, abbiamo esempio di empori, abbiamo esempio di frutterie che conferiscono nei cassonetti e quindi creano un grande disagio ai residenti perché si trovano i cassonetti pieni. Chi è stato in commissione, nella commissione seconda, sa anche che abbiamo toccato l'argomento degli svuota cantine. Anche quello è un altro problema che dovremmo affrontare. Quindi non è che noi vogliamo demonizzare esclusivamente i commercianti. Fanno tutti parte di quel problema che andrebbe snocciolato e dovrebbe essere poi affrontato parte per parte. Quindi nessuno vuole colpevolizzare i commercianti, ma semplicemente cercare attraverso i controlli, attraverso il censimento, attraverso appunto una interlocuzione con l'AMA, cercare perlomeno di ottimizzare questo tipo di servizio e sensibilizzare ancora di più la parte dei commercianti. Questo è, diciamo, il nocciolo di questa risoluzione. Grazie. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, visto che non vedo mani alzate, possiamo passare alle dichiarazioni di voto? A meno che la consigliera Labiso non voglia fare un intervento conclusivo? Va bene. Allora, dichiarazioni di voto. Consigliera Vitrotti. Come è già successo per altre risoluzioni che in realtà avevamo giudicato con una diciamo anche inutile prova di voler contribuire a correggere una linea che non sta in piedi da nessuna parte, anche in questo caso respingiamo e quindi voteremo contrari a questa risoluzione. Ci siamo anche fatti carico, come immagino tutti voi, di una serie e di una situazione imbarazzante per tutti i romani, che in questi giorni in modo particolare sta vedendo la nostra città in condizioni indecenti. Ci siamo anche impegnati, abbiamo anche sollecitato la ASL RM2 perché ci sono, come sapete, anche degli asili nido che sono in funzione, le scuole stanno facendo ancora gli esami, ci sono dei punti cosiddetti sensibili che si ritrovano, come ci ricorda l'Ordine dei Medici, in uno stato anche abbastanza preoccupante perché c'è un problema vero di salute pubblica. Ancora stamattina sollecitavamo i responsabili di zona, dopodiché è evidente, ormai siamo alla quarta, quinta volta che quest'Aula ci dice che si ritrova, ci diciamo sempre le stesse cose, è evidente che questa è l'ennesima risoluzione che vuole fare il solletico ad AMA. E allora noi ci aspettavamo, dopo le parole della Lozzi, dopo il no al contratto di servizi, ci immaginavamo un'inversione di marcia importante da parte di questa amministrazione, che invece giustamente dialoga con il ministro Costa e riesce con la regione a farsi aprire tutti i siti. Dopodiché questo è un problema che ovviamente non risolverà la Sarim, perché non è un problema della Sarim, perché è un problema di chi alla Sarim gliel'ha dato quell'appalto. E quindi non è che se noi diciamo come si deve smistare o dobbiamo civilizzare, risolviamo il problema o diamo al commerciante lo strumento in più per fare. No, perché il commerciante, così come le scuole, così come gli esercizi commerciali, non sanno dove conferire, perché non hanno uno spazio dove conferire, non hanno un luogo dove portare la nettezza urbana. Quindi il problema è a monte. Prima o poi questa amministrazione, ma ormai penso che dopo quello che ho letto ieri immagino che non è nelle possibilità di questa amministrazione, però io concludo la nostra dichiarazione di voto così: topi al Palatino, segno di un degrado intollerabile, ci meritiamo una città diversa, cambiamola insieme, liberiamola dalla vergogna. Ecco,
Queste erano le parole di Virginia Raggi del 2 marzo del 2016. Oggi siamo d'accordo con lei. Altre dichiarazioni di voto? Ci sono altre dichiarazioni di voto? Passo alla votazione. Pensavo che intervenivano. Sì, consigliera Alambis. Allora, solo pochi punti. Innanzitutto, gli impianti sono una funzione relativa alla regione, noi siamo un municipio. E quindi questo lo voglio ribadire proprio come prima cosa. Come municipio stiamo proponendo già da qualche settimana una serie di atti che per quanto riguarda noi, per quanto riguarda il nostro gruppo, sono non risolutivi del problema dei rifiuti, ma sicuramente messi tutti insieme possono aiutare moltissimo. Ribadiamo che per la Sarim, che ha avuto in 3 anni 156 milioni di euro, dovrebbe funzionare. Ma non funziona. Allora a noi non ci interessa se la Sarim non passa a ritirare nelle scuole, nei negozi, negli ospedali, passerà all'AMA, perché il subappalto alla Sarim gliel'ha dato l'AMA e quindi se la vedranno tra loro, a noi non interessa, proprio a me sinceramente non tange. I vigili mi hanno detto ma non passa, se non passa la Sarim come fanno i negozianti? Passa l'AMA, sono la stessa famiglia e si aiuteranno tra di loro come succede in tutte le famiglie. Oggi poi vi voglio dare un'informazione secondo me importante, che l'indifferenziata non esiste, perché nella mia zona a Morena c'è la raccolta porta a porta e io ho un cassonetto in casa dell'indifferenziata che è alto così. È alto così e questo cassonetto io lo riempio in più di un mese. Quindi questo cosa vuol dire? L'indifferenziata non esiste. Oggi abbiamo detto una cosa che sconvolgerà le persone. Allora, se aumentiamo quindi la differenziata, miglioriamo da subito la situazione. Noi stiamo proponendo già da un po' le mini isole ecologiche, già da circa un anno, e ci sarà adesso una commissione al Campidoglio proprio su questo argomento. Quindi noi stiamo cercando in tutti i modi, da piccoli che siamo come municipio, di dare le migliori proposte e le migliori informazioni ai nostri colleghi del Campidoglio. E quindi voteremo chiaramente a favore di questa risoluzione. Grazie. Altre dichiarazioni di voto, Toti? Sì, io ho sentito degli interventi veramente strani da parte del Movimento 5 Stelle, che dice, una consigliera che dice che se non passa Sarim passerà l'AMA. Io non vedo né Sarim né AMA però passare. Allora, lei la via idea, adesso faremo dei controlli, perché a me non risulta che dove non passa Sarim passa AMA. Cioè, voglio dire, stiamo su scherzi a parte negli interventi. E poi l'altro intervento del Presidente della Commissione dei Servizi Sociali, che parla che qui c'è praticamente una proposta di decentramento da parte sempre dei proponenti, perché il Presidente della Commissione ritiene decentramento l'istituzione di un contatto numero telefonico o email dedicato al settimo municipio. Viva Dio! Questo perché tu hai parlato, il Presidente ha parlato, il Presidente della Commissione ha parlato, non c'è attenzione da parte dell'opposizione rispetto a questa risoluzione che parla di decentramento. I consiglieri parlano di decentramento e poi questa risoluzione l'hai detto tu, voglio dire, poi senti la registrazione, perciò voglio dire, ecco, attenzione a parlare, questa non parla assolutamente di, non si parla di decentramento in questo. Io capisco che è caldo, ci sono dei problemi magari nel vedere con attenzione magari le risoluzioni che noi andiamo a provare, e voglio dire, qui parla solo di ottimizzazione di un servizio che non esiste, perciò voglio dire, è invotabile una risoluzione di questo tipo e chiaramente come Forza Italia voteremo contro. Sì, consigliere Ciancio. Grazie, anche io per dire che è una questione di metodo, nel senso, io non posso pretendere, se ho una malattia grave, di curarmi l'unghia incarnita. No, io dobbiamo debellare una situazione a monte. Per rispondere alla consigliera di nuovo che mi ha preceduta, la regione chi deve essere... Ripeto per l'ennesima volta, la scelta dei siti, se qualcosa si dovrà fare, resta esclusivamente in carico alla Virginia, sindaco di Roma, che propone
avendo due cariche, sia sindaco sia presidente dell'area metropolitana, per cui può dare una proposta alla Regione Lazio che visiona e dà un parere. Quindi il parere alla fine deve dare. E oggi si è ritrovato a fare un'ordinanza a Zingaretti per dire sì, riapriamo tutti i siti per raccogliere tutto quello che c'è da fare, perché in 20 giorni bisogna ripulire la città. E proprio per questo io penso che dovremmo tutti evitare di fare piccoli atti che non vogliono essere, come dire, un rimprovero scellerato ai consiglieri che l'hanno proposto, ma è una questione di opportunità. In questo momento serve ben altro, quindi non ci facciamo queste rimproveri tra consiglieri che non hanno letto, non hanno visto il dispositivo. Studiate, volete indicare che gli altri devono studiare? Ma io sono convinto che gli altri guardano gli atti, non mi permetto di dire che non studiano. Molte volte si ricade in una presunzione così scellerata che non è da noi, voglio dire. Noi dovremmo semplicemente trovare la strada giusta, che non è questa. Come abbiamo fatto 99 risoluzioni e atti che sono rimasti nei cassetti e non hanno trovato un'esecutività, anche questa rimarrà nel cassetto senza nessuna prospettiva di esecutività. Questo è il fatto. O ne vogliamo analizzare, qualche volta ci metteremo in una riunione, magari un'assemblea aperta, e guardiamo tutti gli atti che dovevate approvare e non sono stati realizzati. È finito il tempo in cui si possa solo fare chiacchiere, perché purtroppo adesso è un momento di emergenza, le cose bisogna farle bene, e c'è da dire che in strada, davanti ai ristoranti, davanti ai locali, c'è una situazione di non tollerabilità, e non sarà certo una nuova multa se non sa dove mettere il secchione che non gli entra. Passo la mattina presto a vicolo del Divino Amore, non c'entrano. Anche al centro storico vicino a Via Reno, non c'entrano vicino a quei locali i cassonetti grossi, quindi lì non si può raccogliere, è una situazione veramente di disagio da parte sia dei ristoratori e naturalmente di un qualcuno che dovrebbe ritirare e non ritira, se si tratta di AMA che della ditta subappaltatrice. Per questo penso che sia irricevibile l'atto che stavamo formulando oggi. Grazie. Allora possiamo, credo, procedere alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'atto viene approvato dal Consiglio con 11 voti favorevoli e 6 contrari. Passiamo all'ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi, ed è la proposta di risoluzione avente ad oggetto l'installazione dei posaceneri da parete esterni. A chi lascio? Consigliera Labiso. Allora, il nuovo regolamento della Polizia Urbana, entrato in vigore nel novembre del 2018, inserisce multe pesanti per chi viene colto a gettare mozziconi di sigaretta sul suolo pubblico, nelle acque e negli scarichi. È da ricordare che le sigarette sono composte da 4.000 sostanze chimiche, di cui 400 sono tossiche e altre 400 sono notoriamente cancerogene. Le più nocive sono la nicotina, il catrame e il monossido di carbonio, quindi possono essere assimilati ai rifiuti industriali, quindi ai rifiuti speciali. Una volta gettati i mozziconi a terra, tale carico nocivo si riversa sull'ambiente e quindi sulla salute delle persone. Dobbiamo ricordarci, ogni volta che gettiamo dei mozziconi di sigaretta a terra, vi ricordiamo il tempo di decomposizione. Il tempo di decomposizione di una sigaretta buttata in terra va dai 5 ai 12 anni, quindi andiamo a nuocere alla nostra salute e a quella anche dei nostri figli, e facciamo un danno all'ambiente e alla nostra salute veramente grande. Considerato che, scusate? Al momento presente le strade, i marciapiedi e il verde della nostra città sono completamente deturpati da chi getta indiscriminatamente sigarette in terra, sebbene vietati severamente dalla legge. Si nota altresì che tali rifiuti vengono gettati senza un minimo di riguardo anche dai finestrini delle auto.
Il decreto legge 15.2 del 2017 dice che il 50% dei proventi derivanti dall'erogazione delle sanzioni è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate queste violazioni. Tali somme sono impiegate in via prioritaria per le attività di installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde, nei parchi, nonché nei luoghi di alta aggregazione sociale, di appositi raccoglitori per la raccolta di mozziconi dei prodotti da fumo. Per quanto riguarda la legge del ministro Lorenzin, l'articolo 40 della legge 221 del 2015 prevede che i comuni installino nelle strade appositi raccoglitori per la raccolta dei residui delle sigarette, e anche in questo caso appunto stiamo parlando di salute. Quindi tutto sopra, quanto sopra considerato, il Consiglio del Municipio VII risolve che la Presidente del Municipio si interfacci con il Sindaco per richiedere la modifica della deliberazione 193 del 2015 riguardante le componenti di arredo urbano delle attività di somministrazione commerciali, introducendo così un modello standard di posacenere da parete esterno, preferibilmente di forma tubolare. Secondo, che la Presidente del Municipio e gli assessori competenti si rapportino con il Sindaco affinché emetta tutti gli atti di propria competenza per incentivare i titolari di pubblici esercizi che operano nel territorio di Roma Capitale a dotarsi entro una determinata data di adeguati posascenere da collocare sulla parete esterna del proprio esercizio. La presenza di due o più pubblici esercizi attigui o vicinali sarà possibile in presenza di questi vicinali sarà possibile condividere uno stesso posacenere da collocarsi entro 10 metri da ogni singolo esercizio interessato. E terzo, di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'impatto ambientale e il degrado causato dagli scarti del fumo. Per tali campagne potrebbero essere usati dei testimonial. Grazie. Altri interventi? Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, allora andiamo a votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'atto viene approvato con 10 voti favorevoli, 4 contrari e un astenuto. Il consiglio finisce qui e sono le... che ore fate? 15.56. Ah, 15.56. Sì, salve a tutte e a tutti, io sono Valentina e faccio parte di Progetto Accoci e chiaramente oggi parlo a nome di questo servizio. Sono una delle giovani, dei giovani che ha alimentato quel progetto, abitante del quartiere. E oggi siamo rimasti, come dire, esterefatti dalla risposta dell'assessora Elena De Santis, sebbene comunque ci aspettavamo purtroppo ancora una volta una risposta di questo tipo, che non è evidentemente una risposta che c'entra il punto. Di fatto si è parlato di dialogo, di apertura e di confronto, e invece quel dialogo purtroppo c'è stato spesso negato, dal momento che abbiamo promosso nell'ultimo anno e mezzo numerosi momenti di confronto pubblico sugli spazi e soprattutto sulle politiche giovanili e sul futuro delle politiche giovanili nel nostro municipio, e dal momento in cui l'amministrazione ha deciso che Progetto Eccoci doveva andare a casa, l'assessore infatti De Santis non si è più presentata. Di fatto anche le risposte pubbliche della Presidente Lozzi sono sempre state, non le stesse al plurale, proprio mi correggo, la stessa, cioè che il servizio in realtà non viene chiuso ma viene semplicemente delocalizzato. Io e tutti noi pensiamo che non si tratti di una delocalizzazione e che chi produce un servizio gratuito e accessibile per chiunque e in particolar modo che faccia prevenzione e cultura per i più giovani non sia trasferibile come si fa, non so, come si può fare un trapianto, come si può giocare al gioco delle tre carte spostando la coperta un po' qui, un po' lì. Questo servizio è un servizio che quindi va evidentemente a chiudere. L'assessore De Santis parlava tranquillamente al passato, perché anche l'utilizzo dei tempi verbali per me è importante, quindi ha già detto che il Progetto Eccoci è chiuso. Diceva Progetto Eccoci c'era, esisteva, no, Progetto Eccoci attualmente aperto, ci sono delle studentesse e degli studenti che studiano, se volete passare a vedere. Progetto Eccoci è un'esperienza che completamente dal basso è andata a sopperire a delle mancanze incredibili dell'amministrazione, ma non di questa, non è un atto d'accusa specifico, sicuramente anche questa amministrazione non ha assolutamente investito sulle politiche giovanili, però possiamo dire che comunque effettivamente è un problema grosso che esiste anche nel resto della città, perché evidentemente per noi giovani c'è sempre meno spazio, ci sono
sempre meno soldi. Quindi questo confronto dei visu che prima veniva millantato ci è stato spesso negato, al punto che un anno e mezzo fa c'è stata data la risposta di via Marcolino Rossi dicendo sì, probabilmente metteremo a bando quei locali, quella è una soluzione. Ecco, oggi la risposta, quindi l'unica risposta a il problema di un servizio che viene chiuso, un servizio funzionante necessario, che verrà spostato a 800 metri di distanza. Il punto non è a quanti metri di distanza, per noi non è una questione risolvibile con Google Maps, per noi non è quanti minuti di mezzi di trasporto, anche perché chi lo prende veramente quell'autobus sa che quell'autobus non passa mai, c'è soltanto una linea che porta lì e che quindi chiunque deve andare a piedi. Quindi non è un problema di metri di distanza, è un problema di accessibilità del servizio. I servizi, per essere fruibili, devono essere funzionanti, bisogna riuscire ad arrivare in quel luogo. Chi viene a studiare oggi a Progetto Eccoci, chi viene a fare i laboratori gratuiti, le iniziative, a partecipare, viene anche da altre parti del quartiere, si sposta e lo può fare perché ha dei mezzi di trasporto alla linea A che lo può tranquillamente portare lì. Quindi è un problema di accessibilità, è un problema di saper conoscere il tessuto urbano che vive un quartiere. Noi siamo contenti che aprano servizi nelle periferie delle periferie, siamo assolutamente felici, perché bisogna creare spazi di aggregazione ovunque, assolutamente. La nostra esperienza, che è stata un'esperienza dal basso, gratuita, dimostra questo, che le cittadine e i cittadini, gli abitanti del quartiere, se si organizzano, riescono a mettere insieme, mettere a valore, a produrre ricchezza per il quartiere. Ecco, anche via Marcolino Rossi, anche quel quadrante di città ha sicuramente bisogno di uno spazio, ma non tutti gli spazi, non tutti i servizi sono replicabili, non funziona così. Chi conosce il tessuto sociale che governa lo sa, lo dovrebbe sapere, che non funziona così, che quel quartiere ha bisogno di altre esigenze, perché lo conosciamo, perché lo attraversiamo, perché sappiamo quali sono le esigenze del territorio. Allora evidentemente non si può pensare di risolvere così la questione dicendo pubblicamente, nei comunicati, sui giornali, come unica risposta, che ma come? Ma sono solo 800 metri di distanza, per noi questa non è una risposta e vi stiamo spiegando perché, continueremo a farlo, perché quello è un altro servizio. Progetto Eccoci continuerà a chiude, abbiamo raccolto 13.000 firme a sostegno di questo progetto, di persone che dicono quel servizio funziona, ma cosa lo chiudi a fare? Quando prima si parlava della biblioteca Raffaello, che è la biblioteca del comune di Roma, che offre uno splendido servizio, ecco, quando è stata chiusa? Chissà chi è che è sopperito a quegli spazi studio mancanti. Progetto Eccoci, che il sabato e la domenica è aperto fino alle 20, gratuito, e gli studenti e le studentesse ti dicono ma meno male che ci sei tu, perché l'alternativa è il deserto. Ecco, abbiamo sopperito al deserto che avete creato, che avete contribuito a creare, e chiudendo il 25 luglio Progetto Eccoci, vi assumete la responsabilità politica di aver chiuso questo servizio e di aver costituito il deserto. Via Marcolino Rossi, se sarà un'altra esperienza, sarà un altro servizio, ma chiudere, far morire un'esperienza che funziona per riaprirla da un'altra parte non significa garantire continuità, non significa garantire politiche giovanili, non significa in nessun modo aver risposto a quello che noi abbiamo chiesto da un anno e mezzo a questa parte, in realtà da 3 anni, perché da quando siamo nati ci siamo posti il problema di cosa sarebbe accaduto dopo. Ci viene detto che gli spazi di Progetto Eccoci ospiteranno un servizio necessario per il municipio. Noi siamo anche abitanti del quartiere, anche io usufruisco del servizio anagrafico, sebbene pur andando all'anagrafe, nei locali che prima ospitavano Batti il tuo tempo e che dovevano ospitare assolutamente il servizio anagrafico, infatti il centro giovanile è stato spostato un anno fa, sono ancora chiusi. Quindi mi domando, questa fretta, questa certezza di fare tutto in fretta e furia, quale sia? Non sappiamo esattamente quale servizio ospiterà, ci è stato detto l'anagrafe, non ho ancora visto nessun atto ufficiale, comunque lo vorremmo vedere, in cui capire che servizio ospiterà. Siamo certi che qualsiasi servizio in municipio sia importante, anche noi usufruiamo di quei servizi, ma non a scapito di altre esperienze, perché creare dialogo, la buona politica, la buona gestione del bene comune significa anche saper contemperare le esigenze, significa incontrarsi, e allora si può tranquillamente, non si poteva, si può tranquillamente riuscire a contemperare un'esigenza
fondamentale delle lavoratrici e dei lavoratori del municipio, che devono avere i loro spazi, e altrettanto garantire che un'esperienza come il servizio di progetto Eccoci possa continuare a esistere. Bastava semplicemente trovare dei locali in questo quadrante di città, perché appunto, come dicevo prima, il gioco della coperta, non è che possiamo dire che abbiamo spostato di lì e però il servizio, il quadrante Cinecittà Don Bosco Quadrario è completamente scoperto, cioè non funziona così. Allora, contemplare le esigenze significa in quel caso riuscire a rispondere al dialogo che invece non c'è stato. Quindi noi chiediamo assolutamente questo servizio non chiuda, cioè non siamo assolutamente soddisfatti delle risposte di oggi dell'assessora, che sono le risposte che ci sono sempre state date. Vi stiamo spiegando perché non siamo d'accordo con quella che non è una delocalizzazione, e pensiamo che debba essere trovato uno spazio alternativo in questo quadrante di città, o comunque che bisogna far sì che questo servizio continui a esistere, in particolar modo d'estate, visto che siamo proprio l'unico servizio che va a sopperire alle mancanze di un intero quadrante di questo municipio, e che quindi si possa fare tranquillamente una proroga del servizio fino a quando evidentemente non verrà trovato un altro spazio altrettanto disponibile, e fino a quando non si capirà effettivamente che tipo di servizio è necessario metterci, cioè prima si capisce il servizio, poi si spostano le persone e i servizi e non viceversa. Grazie. Allora, buonasera, spero che si senta. Allora, intanto è un piacere parlare con le persone di questo consiglio del municipio, perché abbiamo più volte, è vero, parlato con l'amministrazione, con la giunta. Di questo aspetto non abbiamo parlato personalmente con Monica Lozzi, però invece io sono qui dispiaciuto dell'intervento di Elena De Santis, dell'assessora, quando dice insomma sui post non capisco perché. Noi siamo rimasti male dell'affermazione della Presidente del Municipio, che dice che non chiude nessun servizio su questo quadrante, ma che semplicemente è spostato. Quindi sembra, la deduzione immediata è che noi siamo pretestuosi. No, io sono della rete Cinecittà Bene Comune, quindi non intervengo a nome di Eccoci. Noi pensiamo che nel quadrante che va dal Quadraro fino a Subaugusta purtroppo non ci sono servizi destinati né ai minori né ai giovani, tantomeno, e che quindi questo rappresenta comunque la chiusura di un servizio in un quadrante, e quindi questo però è un fatto grave, perché cioè, continuano i giornalisti a chiamarci, ci chiamano le associazioni e dicono ma come mai vi state inventando le cose, e io dico vabbè, venite a vedere e facciamoci una passeggiata su dove viene trasferito questo servizio, che ovviamente proprio per come è fatto il quartiere Marco Dino Rossi serve un intervento importante nel quartiere Caltagirone, ma che assume una funzione diversa. E il nostro ragionamento come rete Cinecittà Bene Comune era quello di mettere i giovani al centro, cioè di dargli delle occasioni di valore, e secondo noi non è che eravamo contenti dei locali appunto di piazza di Cinecittà, ma comunque ci avevano un pregio, cioè quelli di essere facilmente raggiungibili da un deposito degli autobus e una linea di metro, che è la linea A. E anche a piedi è raggiungibile tantissimo, da via Tuscolana addirittura tra un po' anche per via ciclabile, ma il punto è che sta in un quadrante, quello su Subaugusta Quadraro, che è il più popoloso, che pure questa roba no, mette sempre in sofferenza i giovani, perché si dice che questo quadrante è il quadrante con più anziani, però se andiamo a vedere il numero effettivo dei giovani, visto che è un quadrante, stiamo parlando di vie come via Flavio Silicone, via Carpugno Fiamma, a più alta concentrazione a livello nazionale ed europeo, forse siamo secondi a Secondigliano di Napoli, cioè abbiamo un numero assoluto di giovani alto, più alto degli altri quadranti, più alto di Caltagirone, di via Marco Dino Rossi, sono di più i giovani in questo quadrante. Quindi noi questo stiamo dicendo all'amministrazione, e non ci stiamo che il presidente del municipio ci dice no, non chiudo nessun servizio, lo sposto, no, lo stai chiudendo, c'è poco da fare, questa è la verità. Quindi non è perché siamo pretestuosi, è perché è questo, ci dispiace, però su questo quadrante non si è trovata una soluzione, noi abbiamo provato a tirare fuori delle soluzioni alternative.
e spero che questo consiglio voglia discutere pure, magari con una mozione di indirizzo, quali possono essere le soluzioni, visto che il dialogo con la giunta non è andato bene. Ovvero, per esempio, i locali di Fortifiocca che stanno comunque sulla linea della metropolitana potrebbero rappresentare... stiamo parlando di un'aula studio per studenti universitari, non è che li potremmo mandare in soffitta, cioè se vogliamo dare un servizio lo dobbiamo rendere facilmente raggiungibile, anzi lì addirittura prenderebbe l'utenza addirittura della Sapienza, dell'Università della Sapienza e dei licei che ci stanno in quel quadrante. Oppure ci sono dei locali qua, vorremmo capire attraverso magari una commissione trasparenza, capire quanti soldi sono stati spesi per risistemare i locali per l'anagrafe, risistemare i locali di via Belloni che ancora non sono finiti e chissà quanto costerà, mo toglie l'amianto eccetera, fare un po' di conti della serva e capire quanto è costato risistemare Marco Dino Rossi, fare altre cose, ancora non c'è il collaudo degli ascensori, quindi tutta l'utenza disabile è stata tagliata fuori, capire quanto, per capire se si potevano sistemare i locali qua di vostra pertinenza che sono vuoti da anni, abbandonati al degrado, oppure altri locali che ci sono i beni confiscati alla mafia, non ci stanno pure su via Tuscolana e molto ben facilmente raggiungibili. Siamo, dice, però nell'immediato non c'era questa cosa, va bene, nell'immediato, ma non c'è progettazione, non c'è rassicurazione, non c'è atto, presa di posizione da parte di questo Consiglio e tantomeno della Giunta, ma ancora credo che per il Consiglio siamo in tempo per cercare di capire se ci sono dei posti qua, se si vuole dare priorità ai giovani, perché c'è proprio un problema, e su questo credo che mi ripeto, non io ma le cose che già sono state dette, lo sapete quanto ci si mette a creare un centro giovanile, a mettere dei giovani seduti, a fare delle attività? È difficilissimo, i giovani oggi stanno attaccati allo schermo del telefonino, del computer, stanno su internet, non si incontrano, e quando si incontrano sono diventati dei fenomeni perché non sono più abituati a socializzare, stanno sempre in competizione, mentre i centri giovanili non mettono nessuno in competizione, anzi tirano fuori delle eccellenze anche su questa cosa, sono posti aperti a tutti, ma soprattutto anche ai geni, anche a quelli che hanno delle attitudini particolari, ai musicisti, agli artisti, cioè diventa un luogo di incontro delle eccellenze, delle produzioni culturali e artistiche di questo territorio. Dove dovrebbero nascere? Nelle piazze? Noi stiamo cercando di agevolare l'incontro di queste eccellenze che ci possono stare sul territorio. Io faccio parte anche di un centro sociale occupato, autogestito, ci sono passati 4 artisti che non erano nessuno, alcuni hanno vinto anche Sanremo, comunque 4 sono andati sul palco di Sanremo. E per dirne, no, cioè non è che sto rivendicando, non è che è per me, però sono venuti, cioè sono passati, sono del territorio. E quindi c'è questo tipo di elemento di che cosa noi apriamo come occasione e opportunità ai giovani, e quindi centralmente vogliamo dei posti, no, poi ci sta l'intervento nelle periferie eccetera che si può fare, anche non abbiamo bisogno dell'equipe psicopedagogica per i ragazzi che vengono al centro giovanile, perché non è questo, non è che siamo un servizio per quelli problematici, siamo un servizio per tutti e per far emergere è una concezione che vorremmo spiegarvi. Poi io ritorno, e quindi commissione trasparenza e una mozione di indirizzo politico da questo municipio. E voglio parlare pure della storia come rete Cinecittà Bene Comune di quel posto. Noi quel posto lo veniamo a conoscere perché c'era un servizio che veniva svolto anche in maniera eccellente, un fiore all'occhiello di questo municipio, tempo addietro, portato avanti da Massimiliano De Cubis, De Paulis, scusate. E insieme a lui facemmo una battaglia perché quel servizio doveva essere ridimensionato e noi ci siamo battuti con lui facendo anche delle assemblee dove parteciparono come Cinecittà Bene Comune anche degli operatori che lavoravano per l'ufficio biblioteca comune di Roma. Quella partita l'abbiamo persa con le precedenti amministrazioni e quel posto durante una spending review è stato chiuso e quindi a un certo punto abbiamo deciso di manifestare, di denunciare questo fatto e poi di arrivare a una vera e propria occupazione di quegli immobili. Occupazione che fu sgombrata, cioè ci mandarono via e cambiarono le serrature. Nel frattempo, proprio perché ci ritrovavamo senza nessun tipo di soluzione, di interlocuzione, perché attenzione, quello che chiedevamo era il ripristino del servizio pubblico legato all'ufficio biblioteca comune di Roma. Allora facemmo una bellissima manifestazione sotto a Piazza Campidelli all'assessorato alla cultura.
stile quella che è stata fatta l'altra settimana qua, e fummo ricevuti e ottenemmo una commissione successiva in cui fu una discussione importante, perché entrammo a gamba tesa su quelle che erano le risorse economiche destinate alle biblioteche. A questa commissione mi piace ricordare che all'epoca Virginia Raggi ne faceva parte, stava nella commissione cultura, oltre a Gianluca Peciola che era il presidente, lì ci fu un'unanimità, cioè anche Fratelli d'Italia e Forza Italia votarono, Alleanza Nazionale, quello che era, votarono a sostegno della nostra ipotesi, perché fummo quelli che non, diciamo, non hanno mai mollato su, quella, su quel posto, su quei locali, tant'è vero che stanziarono dei soldi su, mi sembra, 23 biblioteche, proprio alla nostra, alla Raffello. Quindi ecco perché ci ritroviamo i soldi, Elena, perché noi stavamo là sotto, perché abbiamo occupato e siamo stati cacciati fuori da quel posto. Non è stato facile. Dopodiché c'era sempre il problema di questi locali vuoti, e l'ha detto bene l'assessora Elena De Santis prima, non ce l'hanno regalati. Prima cosa, noi volevamo un servizio pubblico, non volevamo il bando, non volevamo le associazioni che andavano là dentro, volevamo il ripristino, l'estensione del servizio dell'ufficio biblioteca del Comune di Roma. Non ce l'hanno dato e ci siamo ritrovati di fronte a un bando al quale non ci siamo sottratti. Non ci piace, noi non siamo andati neppure a quest'ultimo bando di Marco Di Noi. Comunque abbiamo un'associazione con cui facciamo diverse cose e abbiamo partecipato e abbiamo vinto senza fondi. Allora io dico, consiglieri, noi abbiamo aperto 6 giorni su 7 per 3 anni gratuitamente. Gratuitamente, cioè riconosceteci, abbiamo faticato, abbiamo messo insieme i giovani, hanno fatto. Poi, mentre loro sono qui, poi uscite, andate, ci sono altri giovani dentro, eccoci, perché non li abbiamo presi per le orecchie e portati qua, anche perché molti dicono, ma che me frega, cioè, vogliono studiare, non vogliono fare, non sono così attivi, vogliono solo studiare, quindi, e ci sono giovani che non c'entrano niente con la manifestazione, con la rete Cinecittà Bene Comune, eccetera, però come rete Cinecittà Bene Comune, quindi abbiamo fatto questo bando, abbiamo vinto, ci siamo insediati e abbiamo aspettato 3 mesi, perché la precedente amministrazione non ci ha dato le chiavi, no, e infatti ce l'ha data l'amministrazione vostra, ma vi rendete conto? E poi ci mandate via così. Allora vediamo le mail che sono arrivate, perché la comunicazione così formale, eccetera, io non so se sono state fatte delle telefonate, però informo pure che c'è anche una certa formalità, no? Purtroppo non fanno parte né dell'ATI né da associazione, manco da rete. Purtroppo sono arrivate queste comunicazioni, da domani inizia a costruire il muro, da domani me ne dovete andare. La data io l'ho saputa dagli operatori in via informale della chiusura del centro, eccoci, che io credo sia una grande perdita per il quadrante Don Bosco, Quadraro, Subaugusta. E quindi non mi va che la presidente di questo municipio dice che non è vero, che il problema l'ha risolto, che l'ha solo spostato. Non voglio entrare nel merito di quanto ci si mette con l'auto, dei metri quadri che sono di meno, del secondo piano, dell'appartamento, come si è espressa anche l'assessora. Non è questo, ma è proprio della perdita di una cosa di valore, che credo che attraverso una mozione che potremmo preparare o di una commissione, eccetera, in cui si prende un atto in cui si trovano posti centrali destinati ai giovani su questo quadrante. Su questo non si sfugge, anche perché a settembre noi continueremo come rete Cinecittà Bene Comune a fare una campagna per l'apertura degli spazi, che ce ne stanno tanti qui abbandonati, è stato fatto il tetto, quanto è stato speso, si potevano prendere i fondi per la ristrutturazione di Marco Dino Rossi e mantenere questo servizio per aprirne altri. Poi lo dico in sede di bilancio, fuori all'extra gra, cioè Romanina, non c'è niente, non ci sono fondi destinati, a parte alle politiche giovanili, zero su tutto il municipio. Mi sbaglio? Sono 0 euro per le politiche giovanili. Beh, però questo è stato detto, cioè l'idea c'era commesso, c'erano gli altri, sulle politiche giovanili non ci sono. Beh, se ci sono soldi allora li potevi mettere al bando di Marco Dino Rossi. Comunque io ho fatto la riunione, non me lo so sognato, ma hanno detto sulle politiche giovanili zero. Sulle politiche sociali che prevedono la 285, sui minori invece ci sono i soldi. Va bene, ma questi soldi non ci sono extra gra, cioè fuori dall'accordo anulare non c'è niente.
E non ci sono servizi 285. Noi speriamo che nel prossimo bilancio che questa amministrazione che sta al terzo anno ci metta delle risorse. Ho finito. C'è un telefono qua. Di tempo ormai, da quando lavorammo tra l'altro insieme per la questione Cinecittà, per la questione lavoratori, facemmo la commissione, la prima in assoluto, cioè ti ricorderai, eccetera. Quindi, voglio dire, sotto questo profilo non penso che questa amministrazione abbia mai dimostrato questa chiusura plateare di cui si sta parlando in questo momento. E aggiungo un'altra cosa, dico che un'altra battaglia che abbiamo tratto dal vostro storico sforzo e che abbiamo cercato di portare avanti anche come amministrazione è proprio la Biblioteca Raffaello, per esempio, perché io voglio ricordare che questi fondi che erano stati stanziati dai governi precedenti, quando tu dicevi che Peciola era presidente di commissione, eccetera, eccetera, questi soldi erano stati stanziati ed erano spariti, e tu lo sai benissimo perché ne abbiamo parlato un sacco di volte. Che fine hanno fatto questi soldi? Non si sa. Allora una commissione contro la garanzia su quella invece sarebbe interessante. E aggiungo un'altra cosa, dico che i soldi invece per ampliare la parte di cui diceva prima l'assessore che abbiamo inaugurato qualche mese fa, c'è il nome di Max, eccetera, e quei soldi invece, secondo voi chi li ha trovati? Sempre noi. Sono i stessi. È competenza del municipio. È competenza. Non c'è bisogno. Cioè io che fate... Posso finire? È competenza del municipio la biblioteca? No. Perché non è competenza del municipio? Ma nonostante questo, erano soldi tra l'altro bloccati. Allora, con chi state parlando? Me, Elena e forse c'era anche Attilio. Andammo all'OREF. L'OREF è l'organo di garanzia e controllo del bilancio, dei fondi, eccetera. Questi fondi non si muovevano perché quest'OREF è formato da 3 membri, i quali non firmavano non so da quanti anni, cioè da sottomarino addirittura, per non sbloccare questi fondi, capito? Questi fondi sono arrivati, abbiamo fatto pressioni immense che non vi abbiamo neanche raccontato, ma ci sono state, con biblioteche, per far partire i lavori, con un sacco di difficoltà. Altra cosa, che ha già detto l'assessore De Santis, la parte dell'ex ERZ che sta subito accanto invece a quella palestra che stiamo cercando in tutti i modi, anche se ripeto che manco quella è competenza nostra, però come al solito ce la stiamo mettendo tutta, lì è un po' più lunga la questione evidentemente. Sull'ex ERZ, cioè, come sapete, è parte occupata, ma non è manco tanto, cioè, quello il problema, cioè, il problema è che questi qua gettavano la spazzatura, che si appigliava agli alberi, era pieno di topi, e sapete perfettamente che lo spazio esterno della biblioteca era inaccessibile perché c'erano delle criticità ambientali che non vi sto qua a raccontare perché lo sapete molto meglio di me. Abbiamo fatto intervenire noi come municipio, che non c'entriamo niente, proprio per recuperare quello spazio, città metropolitana, noi municipio, non il comune, municipio. Quindi è venuta, e c'è stato in particolare, c'è l'assessore De Santis, c'è che è andato a parlare, c'è in città metropolitana ha trovato sta ditta per andare a levare quella roba là. Ma la proroga c'è o no? Abbiamo fatto l'altra volta un consiglio sull'antifascismo, lo sapete? Quindi mentre uno parla tu stai così a interrompere, stiamo dicendo cose. Poi se volete fare cacciara, la cacciara te la fai la controllo e garanzia, ok? Chiudo dicendo, e cioè venendo invece allo spazio sociale qui sotto, allora mi sembra che siamo tutti d'accordo invece sul fatto che il servizio dell'anagrafico fosse importante, ok? Perché ce ne serviamo tutti, e anche da parte vostra ho sentito questa cosa. Dove sta andando il servizio? Non potendo più stare là, a seguito del bando della passata consigliatura, che durava 3 anni, e che ha detto vi diamo spazi, e poi vi ha abbandonato, poi siamo subentrati noi, abbiamo aperto, abbiamo fatto, eccetera, eccetera.
manco le chiavi c'erano, cioè parliamo di questo. Cioè, nel bando c'era scritto, però mi raccomando, dopo 3 anni buttateli fuori. C'era scritto lasciare il zampino dentro. Il bando dura 3 anni. Ma ne fa poi una donna. Ma come neanche un altro locale. No, perché se biondo Francesca dice questo, vuol dire che dell'anagrafico non gliene frega niente, perché il locale è sempre quello, cioè non è che possiamo sdoppiarlo, ok? Quando il discorso non ti piace, certo. Allora avviciniamo servizi anagrafici quindi alla periferia e spostiamoli a Marco Dino Rossi, no? Quindi la cosa assurda che Valeria Vitrotti sta dicendo è spostiamo il servizio anagrafico del comune, che è un servizio mettiamo sotto al palazzo di Piscina di Torre Spaccata una fila di 1 chilometro di persone. Dai, vale, è un'assurdità, dai, un'assurdità, su, ma che stai a dire, vale, e chiudo. Ma sei forte, ma veramente hai il coraggio di dire queste cose? Perché questa cosa ce la ricordiamo.